Buongiorno, Marnate con 5 anni di ritardo va in scena un derby politico che avrebbe dovuto disputarsi 5 anni fa, se non che il sindaco uscente di allora, Marco Scazzosi, che è qui al mio fianco, decise di non candidarsi. Si candidò Elisabetta Galli con una lista civica, divenne sindaco per 5 anni e oggi invece Marco Scazzosi ha deciso di tornare in campo. I due sindaci quindi, l'ex e l'uscente, si affronteranno. Perché derby di famiglia? Perché li lega anche un legame di parentela. Ridono perché effettivamente, insomma, è una vicenda che ha fatto un po' sorridere i marnatesi 5 anni fa. Ci furono lettere, possiamo dire, anche strappalacrime del tipo non scendo in campo, è mia cognata. Ecco, partiamo da Marco Scazzosi. La domanda che mi viene, la facciamo davvero col sorriso sulle labbra, ma anche per spiegare alla gente quello che è successo. Scazzosi, cioè, voglio dire, una cognata è una cognata per sempre. E cosa è cambiato dopo 5 anni? Perché allora non scende per la famiglia e adesso ha deciso di sfidarla? Questo credo che vada un po' spiegato ai marnatesi. Beh, certamente, sono cambiati i presupposti. All'epoca quella che è stata la mia... evitare di scendere in campo era proprio di evitare quello che poteva essere un rapporto personale che comunque rimane. E tra l'altro dovrei fare un appunto a voi giornalisti sul fatto che comunque quello che è il rapporto personale tra noi due chiaramente non è mai cambiato. Quello che potrebbe essere cambiato invece è l'aspetto politico sul fatto di avere magari due posizioni diverse, per cui ecco, su quello chiaramente, il fatto poi chiaramente di ricamarci sopra come giornalisti ci sta, però all'interno di quello che è il nostro rapporto personale assolutamente non è cambiato niente. Questa volta appunto la mia riproposizione è stata dettata decisamente da quello che è stato il contatto con le persone. Siamo partiti forse ad avere un riscontro già più di un anno fa, persone che incontravo per strada, le persone che per il lavoro venivano da me in ufficio, mi hanno sollecitato e devo dire la verità è stata quella che ha fatto scattare un po' la molla. Dall'altra parte poi la consapevolezza poi all'interno di quello che è stato il nostro gruppo, supportato anche dall'apporto dei partiti, di aver ritenuto sulla mia figura la possibilità di quello che poteva essere una mia ricandidatura. Quindi insomma diciamo che ha impiegato 5 anni a metabolizzare di avere uno scontro, una visione politica differente in famiglia. Elisabetta Galli, per lei invece questo legame di parentela non è mai stato un problema. Lei l'ha detto 5 anni fa in maniera molto chiara che scendeva in campo. È pentita? Assolutamente no. Ho detto, ribadito anche questa volta, che il rapporto di parentela non è mai stato un problema, tant'è vero che la volta scorsa la prima persona a cui io ho detto che mi era stato proposto di fare il candidato sindaco è stato proprio mio cognato Marco Scazzosi. E lui cosa le ha risposto? Ma mi ha detto fai le tue scelte e stai solo attenta con chi ti metti. E quindi, ma all'epoca è poi... È una minaccia. No, vabbè, no, un consiglio spassionato. Sì. Io comunque poi ho preso la mia decisione e così è andata, insomma. Devo dire, per onestà e trasparenza, insomma, come io sono abituata a fare, che comunque la decisione di Marco di non scendere nell'agone politico la volta scorsa era già stata presa e credo che il fatto di dire che il motivo era il fatto che ci fossi io dall'altra parte, non lo so, probabilmente è stata anche un po' di strategia, ma voglio passare sopra questa cosa, però io che c'ero lo so, insomma, che la decisione era già stata presa, perché io a mia volta mi ero fatta lo scrupolo di dire devo mettermi contro mio cognato e sapevo che lui invece aveva già preso la decisione di non farlo, ma ripeto, questo non era e non è un problema neanche questa volta. Io ritengo che ciascuno sia libero di mettersi al servizio del proprio paese, il fatto di essere parenti o affini come nel nostro caso non lo ritengo un problema. I cittadini sono liberi di scegliere il sindaco che più gli piace e soprattutto il programma che ciascuno di noi esporrà e quello che insomma proporrà ai cittadini, non solo, anche quello che ciascuno di noi, visto che siamo entrambi sindaci che hanno già avuto l'esperienza, avete già alle spalle un mandato, quello che abbiamo realizzato, perché quello i cittadini ecco. Sono liberi di E veniamo fare. Proprio dal punto, parliamo di amministrazione, parliamo di programmi, di cose fatte e lo facciamo con
cognizione di causa, perché insomma tutte e due avete amministrato Marnate negli ultimi 10 anni, quindi un lasso di tempo che, se ci si ferma a guardare, è tanto, ma in realtà è un soffio sostanzialmente. Allora, la gente le ha chiesto di scendere in campo, poi vediamo se per l'altra gente di Marnate cosa ha chiesto la Galli, certo. Scazzosi. Cioè, di scendere in campo perché? Cioè, nel senso, lei che Marnate ha lasciato e che Marnate ritrova? Allora, al di là dei 5 anni di sindaco, però vorrei ricordare anche comunque i precedenti 20 anni di vice sindaco, di assessore e di consigliere, per cui penso di aver comunque vissuto quelli che sono stati 25 anni della mia vita, anzi esattamente 24, perché il primo mandato come consigliere era di 4 anni, per cui di aver comunque conosciuto bene quella che è la macchina amministrativa e anche l'esigenza del territorio e delle persone. Ed è proprio questo che in effetti è risultato da l'indagine che anche noi abbiamo avuto con le persone. Innanzitutto, un paese da far rivivere. Questa è la sensazione che abbiamo avuto in questi ultimi periodi. Il fatto di comunque avere dei luoghi di aggregazione, la possibilità comunque di far partecipare le persone alle iniziative che, finché avevo amministrato anch'io, avevamo avuto veramente tantissime occasioni. All'interno della nostra squadra c'era il povero Ceriani che, sì, al di là di tutto, aveva veramente, forse era andato anche oltre quelle che erano comunque le iniziative ludiche, che però avevano comunque dato ragione a lui, nel senso che anche i suoi voti di preferenza sono stati decisamente alti, ma proprio per il riscontro che c'era. Oltre a quello, chiaramente, quello che abbiamo visto e sentito, perché poi alla fine il riscontro ce l'abbiamo con le persone, quella che è un po' la pulizia delle strade, il verde pubblico, ripeto, i luoghi di aggregazione, e poi quello che è un po' il fatto di determinati lavori pubblici che anche lì sono rimasti un attimino in sospeso. Elisabetta Galli, Marco Scazzosi descrive una città, un paese fermo 5 anni fa, è così? Non posso essere d'accordo su questa affermazione, anche perché io ho trovato un paese fermo a 40 anni, non c'era vitalità in questo paese. Io credo di avere dato una ventata di novità, di innovazione e di modernità al nostro paese. Ho portato tante cose nuove, per esempio, e soprattutto dal punto di vista dell'aggregazione e della partecipazione dei cittadini, questo ci tengo a dirlo. Da, non so, cose nuove che non erano state fatte prima, gli incontri con i neonati, con le nuove famiglie, gli incontri con gli anziani, il fatto di aprire le porte del comune, creare degli eventi all'interno del palazzo comunale, eventi culturali, eventi di aggregazione, laboratori fatti per i bambini, fatti per i genitori, per le famiglie, le letture animate fatte con la biblioteca, i concerti che prima si facevano fuori, tantissime attività, insomma, hanno portato un po' una novità nel modo di amministrare. Il fatto di essere vicini alle persone è quello che però ci ha pagato di più. Il riscontro che ho io, e lo sto vivendo anche in questi giorni, perché sto incontrando le varie associazioni del paese e i vari gruppi di persone, e questo lo percepisco, cioè il fatto di essere coinvolti non soltanto nel fatto di stendere il programma, di dare dei suggerimenti su quello che ci sarà da fare, perché ovvio tanto è stato fatto ma tanto ancora c'è da fare, mi fa capire che la partecipazione che si è creata in questi 5 anni è stato un fatto positivo che alla gente piace. Per quanto riguarda i lavori pubblici che non sono stati ultimati, poi magari Marco mi spiega a quali si riferisce in particolare, io quello che posso dire dal lato mio e che dico con un certo vanto è quello di avere sistemato molte situazioni immobiliari che erano giacenti in maniera o inutilizzata, faccio per esempio riferimento all'ex banca in via Italia che è diventata il polo lavoro con anche l'angolo co-working, che è una novità anche per il nostro paese, avere sistemato degli immobili
anche dal punto di vista catastale, perché non erano accatastati, eccetera, averli ristrutturati e avergli dato una nuova faccia e una nuova destinazione. Avere realizzato delle opere nuove, per esempio, tra tutte la più importante è la piattaforma ecologica, e posso dire anche che questi interventi sono stati fatti senza gravare sulle casse del comune, perché a parte la piattaforma ecologica, tutte le altre opere pubbliche che sono state realizzate sono state finanziate con la partecipazione a dei bandi. Questa è stata anche qui un'innovazione per il comune, che non era abituato a lavorare in questo modo, andando a intercettare i vari bandi. Ma poi cambiano anche i tempi. Ed è stata perché anche un'apertura che ci è stata portata dalla pandemia. Io invece, seguendo, diciamo così, le cronache amministrative di Marnate, vediamo se i due ospiti sono d'accordo, posso dire che c'è sicuramente una differenza dal punto di vista del modo di amministrare il paese tra i due candidati. Cioè, sicuramente Marco Scazzosi rappresenta una continuità, come ha detto lui, che viene dal passato, no? Da sindaci che si sono succeduti e che hanno costruito, se possiamo dire, fatto crescere i vari successori, no? Elisabetta Galli invece era a digiuno di politica quando è arrivata, no? E lo si è visto anche nel modo di amministrare, cioè meno politica, più diretta su certe situazioni. Siete d'accordo? Quindi uno dell'altro. Quali sono i pregi e quali sono i difetti? Anche questa è una domanda davvero da rispondere col sorriso sulle labbra. Lei cosa toglierebbe alla sua competitor e invece cosa vorrebbe avere nel suo carattere? Scazzosi. Vabbè, penso che le persone in questi 25 anni di amministrazione mi abbiano conosciuto. Il mio carattere è questo. Del suo carattere parlerà Elisabetta Galli. Lei cosa dice, ha questo aspetto del carattere che mi piace, cosa invece toglierebbe alla Galli? Beh, chiaro che cosa dice quando? Beh, allora, quello che onestamente non ho apprezzato, ecco, ad esempio, è vero che i consigli comunali sono stati pochi e anche chi ha visto i consigli comunali, ecco, l'approccio al consiglio comunale onestamente io lo affrontavo in maniera diversa, nel senso che, per dire, non ho mai tolto la parola a nessuno, ho sempre dato la possibilità a tutti di parlare. Ecco, onestamente non mi è piaciuto l'atteggiamento posto in consiglio comunale, ma subito da prima. Poi è vero, il personalismo che si è venuto a creare all'interno dei due contendenti ha comunque creato anche, certo, magari questo aspetto. Problema. Invece lei, Galli, che cosa, diciamo così, che cosa la fa arrabbiare di suo cognato, possiamo dire, del competitor, insomma. Beh, dai, perché vi conoscete anche al di fuori della vita amministrativa, insomma, ecco. Beh, allora, no, devo parlare di lui come ex sindaco. Sì, come ex sindaco, istituzionale. No, allora, no, è stato detto un pregio e un difetto, sì. Parto dal pregio. Sì. Allora, sicuramente quello di conoscere meglio di me la macchina amministrativa, il bilancio del comune, e questo sicuramente è un vantaggio che io non ho trovato, non avevo come bagaglio culturale, e per cui ho dovuto faticare ad arrivare. Imparato, dall'altro, dice, lato, no? No, dall'altro lato però considero che anche la, tra virgolette, inesperienza, dotata però da una preparazione e dalla voglia e dalla capacità di mettersi a studiare le cose, possa essere comunque un lato positivo, perché ci porta a vedere delle situazioni. Devo parlare di lui, ho detto, allora, il lato negativo, se posso, diciamo negativo, che ho trovato dall'amministrazione che ho ereditato, sì, io, è stata quella di non avere avuto l'attenzione e il contatto. Benissimo. Con le persone. Velocissimi, l'ultima domanda. Il fiore all'occhiello del suo programma, Scazzosi, cioè lei nel giorno in cui diventerà sindaco, quindi il 10 maggio, se sarà, il 10 giugno se sarà eletto, l'obiettivo principale del suo programma qual è per Marnate? Uno solo diventa difficile, però ecco, quello che ad esempio mi ha dato lo spunto, e chiaramente l'abbiamo inserito nel programma, la possibilità
visto che era già un argomento che avevamo trattato verso la fine del nostro mandato, la possibilità di realizzare una casa di riposo, cioè una RSA. Chiaramente gestita da privati, con la possibilità chiaramente di avere una convenzione con l'amministrazione comunale e con la priorità chiaramente data ai cittadini. Sindaco Galli, invece, qual è il suo, diciamo così, progetto principe del suo programma per l'eventuale secondo mandato? Allora, partendo proprio da quella che è stato il taglio della mia amministrazione, che conto di poter continuare se ci sarà l'opportunità nei prossimi 5 anni, la riqualificazione della piazza Sant'Ilario come centro di aggregazione, perché oggi è praticamente un parcheggio, invece avere la possibilità di realizzarlo come la vecchia Agorà, come luogo di incontro delle persone, mi piacerebbe proprio, e questo ritengo che sia la cosa più importante. Bene, io ringrazio i miei due ospiti, però prima di chiudere bisogna ricordare una cosa, che a Marnate c'è un terzo competitor che oggi non è qui presente tra noi, ma perché è stato avvisato per correttezza, per par condicio, ma perché il tema iniziale di questa puntata d'approfondimento era proprio il rapporto politico e familiare dei due candidati, che era la cosa più curiosa. La terza lista, lo ricordiamo, è guidata da Luca Vergani, La Gente al Centro, e sarà ospite in una delle prossime puntate di Malpensa 24, perché anche lui avrà l'opportunità di parlare del suo programma e del perché, diciamo così, è la terza via tra la Galli, di cui per esserci, e Marco Scazzosi, di Siamo Marnate. Inizolina. Nizzolina, giusto. Ai nostri telespettatori diamo appuntamento alla prossima puntata, e ai due candidati dico in bocca al lupo. Viva il lupo!